E adesso torniamo in provincia di Siena per parlare di un progetto legato alle scuole che riguarda le avventure di Pinocchio, interpretate dai suoi illustratori più illustri. Sentiamo. Le avventure di Pinocchio negli illustratori del passato, Iacovitti e Scapinelli, interpretate dai più piccoli, gli alunni della scuola primaria Gianni Rodari di Montepulciano Stazione. Il risultato, sotto la regia di Pablo Revello, ormai da anni impegnato in progetti insieme alle scuole, apice di un percorso didattico di approfondimento del testo letterario condotto durante l'anno scolastico, è un DVD multimediale che racconterà la celebre storia del burattino di Collodi attraverso i lavori dei ragazzi. La prima parte del progetto didattico, con anteprima del prodotto multimediale, esposizioni dei disegni e mostra di libri ed oggetti del passato su Pinocchio, sarà presentata giovedì 9 giugno presso la scuola primaria Rodari. Con questo progetto riprendiamo un discorso con la scuola primaria Gianni Rodari, che è stato iniziato lo scorso anno con le filastrocche di Rodari illustrate da Munari e da Emanuele Luzzati, e abbiamo proseguito in questo discorso facendo sperimentare ai bambini il segno di Iacovitti, quindi tentando di far riprodurre a questi bambini, sono una seconda e una terza della scuola primaria, e loro praticamente riproducono questo segno, e poi in alcuni momenti abbiamo anche provato a sperimentare alcune parti in animazione. Oltre a questo c'è tutta la recitazione testuale, praticamente che richiede un lavoro a parte, come una specie di doppiaggio in cui noi prendiamo alcune parti ridotte del testo collodiano, di tutto il testo, e praticamente i bambini suddivisi a gruppi, ognuno recita una parte, quindi alla fine la destinazione finale è il DVD multimediale.